Allora, è stato tutto così improvviso e casuale. Studiavo fisica, ero nel pieno degli studi qua all'Università di Padova e mi è venuto il dubbio che quello che stavo facendo non fosse la mia strada. Ho deciso di rinunciare agli studi, mollando tutto, così ho fatto le valigie, ho lasciato l'appartamento di Padova e sono tornato a casa. Iniziai quindi a inviare un sacco di richieste tramite Workaway per trovare vitto e alloggio pagati. Poi un'amica di mio papà, una grandissima viaggiatrice, mi propose di partire con lei ad agosto per andare appunto in India. Nel giro di 2 ore abbiamo prenotato insieme questo viaggio. Ha scritto prenotiamo. Facciamo scalo a Budapest, Santorini passiamo una notte, con 40 euro andiamo da Abu Dhabi e da Abu Dhabi poi dopo con 100 euro andiamo in India. 40 euro. Santorini, Abu Dhabi, l'8 agosto. Abu Dhabi, no. Facendo così ci sono bastati appena 200 euro a testa per arrivare fino in India. Nonna, non so se lo sai. Dimmi. Ieri notte ho prenotato per l'India. Vado in India 2 mesi almeno. Non so dopo quando sei via se mangi così. Lì penso che mangerò riso, lenticchie, pollo. Ah. Vado. Ciao. Ciao. Mi raccomando. Ah, Marilena, siamo arrivati noi. Ecco, lei è Marilena. Italia. Due completi sconosciuti, ci eravamo visti soltanto una volta. Sta tranquilla. Dopo un'intera giornata in aereo e uno scalo a Budapest, arriviamo finalmente a Santorini. Il volo per Abu Dhabi sarebbe stato la sera successiva, ma non avevamo un posto dove dormire. C'è l'altoparlante a fianco a me che non mi lascia dormire. E questa è la situazione. Siamo tipo fuori da un ristorante che ha chiuso vicino all'aeroporto. E aspettiamo che arrivi domani, che facciamo i tamponi Comunque era necessario presentare un tampone PCR effettuato nelle 72 ore precedenti l'arrivo in India. Adesso stiamo andando al villaggio di Messeria per fare il tampone alle 9:30. E magari lungo la strada ci fermiamo a bere e a mangiare qualcosa. Ho preso dell'acqua, poi un budino proteico, 2 euro. A posto, questa è la mia colazione. Ecco, siamo arrivati alla clinica. Ah, sono già bagnato. Anticorpi, mangia. Fatto il test. Una volta finito il test, era un peccato rimanere in aeroporto, così ho deciso di esplorare l'isola. Io cerco un passaggio in autostop per Fira. 35 gradi, io sono con i pantaloni in velluto e gli scarponi a montagna. La mia idea è quella di comprare i vestiti direttamente in India. Ok, sono a Fira, ho raggiunto Fira in autostop. Mi ha caricato su una ragazza greca. Questa alle mie spalle è la caldeira, praticamente il vulcano sommerso di Santorini. Adesso vado in cerca di un pitagiro. Vieni, pita. Yeah, thank you. Con 35 gradi. Da qua la vista è bellissima. Thank you. Ecco, è arrivato adesso il tampone. Vediamo. Negativo. Ok, il mio. Negativo. Allora, qua. Ed ecco qua, il disastro più totale. La Wizz Air ci ha spostato il volo di 26 ore, quindi a domani sera. Il che ci fa perdere la coincidenza ad Abu Dhabi con il volo per l'India. Adesso devo fare subito l'autostop per tornare all'aeroporto. Qua si rischia di non andare in India, mi sa. Ho appena preso il bus per l'aeroporto. Ho mandato un reclamo a un'agenzia. Delay Flight 24. In teoria dovrei avere diritto a un rimborso di 400-600 euro.
ad oggi i soldi non li ho ancora visti, devo aspettare fino a gennaio per averli. Invece però avevo stipulato un'assicurazione di viaggio con Hey Mondo, non è stato male, mi ha rimborsato proprio questa settimana di 150 euro, di 50 euro per ogni 8 ore di ritardo del volo. Sono tornato in aeroporto e adesso sono le 10 di sera. La situazione era davvero drammatica. C'erano famiglie intere, disperate, che non sapevano dove andare a dormire. Io nel frattempo avevo conosciuto un altro passeggero dello stesso volo, mezzo spagnolo, surfista. E così abbiamo deciso di prenotare una stanza insieme per quella notte, così da dividere i costi. Che ho detto? 140. Sempre tutti e due a Camari. E in teoria, tenendo la ricevuta, avremo rimborsato la Wizz Air. Are you creating a big bed? If you put it close to the other, not good. I try. I think I will go to sleep in a real bed. Ciao, vado. Good night. E in tutto questo Marilena è rimasta a dormire in aeroporto su delle panchine. Seconda notte insonne. You know from Ithaca Hotel? Yes. In Camari? Yes. Good evening. Good evening. We have a reservation. We take the flight tomorrow, so yeah. We stay only tonight. Yeah. With single beds. This is also sorry. But we cannot change it tonight. I don't think it's a problem. We can andiamo a mangiare qualcosa? Yeah, la mia camera si è stata. Anche questa notte si va a letto alle 3 di notte. 6 ore di sonno. Domani c'è il volo alle 11 di sera e riprenoteremo un altro volo. Prenderemo direttamente per Nuova Delhi. Vamos. Mi piace. Oh. Nuovo non fa mai male. Un po' di Macedonia. Questo black coffee. Ah. È stato strano svegliarsi tipo a fianco a uno sconosciuto. Colazione fatta, adesso vediamo se andare al mare e soprattutto di farci una doccia. Ci hanno spostato ancora il volo di 3 ore al giorno dopo, alle 2:30 di notte. Sì, Marilena sta vivendo all'aeroporto da 2 giorni interi, è da 2 notti che dorme là. Bella, che cos'è una BMW? E fatta la doccia, adesso torniamo all'aeroporto che Emilio prende il volo per andare alle Maldive. Emilio prende il volo. Emilio. Sono vestito in pigiama, qua. È letteralmente diventata la mia casa questa. Ciao. I went to a hotel. Hey, me? Yeah, I went to a hotel. Did you get the receipt? Yeah. Sì, 3 ore in più. Tutte queste persone aspettano di poter partire. A big family here. E finalmente partimmo. Si è fatta l'alba intanto. Siamo finalmente arrivati all'aeroporto di Abu Dhabi e abbiamo l'aereo tra un'ora. Non ho mai sentito così tanto caldo, ci sono 46 gradi fuori. Flight transfer. Arriviamo alle 7:30 di stasera, quindi questa notte la passiamo a Nuova Delhi, visto che abbiamo passato 3 notti in sonno. Prenoto subito a quell'hotel, 9,94 euro. And to the right. Ok, thank you. Dopo ben 3 giorni di viaggio, l'inizio di 2 lunghi mesi di follia totale. Ogni settimana prenderò una malattia diversa, assaggerò quasi tutti i piatti della loro cucina. E qui finisce il primo episodio.